No, ho letto dei libri, che è una cosa che i ragazzi secondo me spesso non fanno, cioè ci sono tante letterature di genere per ragazzi, quando si è bambini, ragazzini o quando si è alle superiori spesso si leggono i bestseller o i libri consigliati per, mentre invece io per sbaglio sono andato verso libri non necessariamente per ragazzi, ho letto quasi contemporaneamente, intorno ai 16-17 anni, un libro che poi è diventato un libro importante nella mia vita perché ci ho lavorato tanto, anche sul filosofo che l'ha scritto, che è Walden di Henri David Thoreau, e poi ho letto un classico della letteratura americana scritto da questo filosofo poco accademicamente noto che si chiama Robert Pearson, che si chiama Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, che in Italia ha pubblicato la Adelphi, ma era già diventato un bestseller. E abbastanza subito ho capito che esisteva una filosofia un po' diversa da quella della storia della filosofia del liceo, delle superiori, perché è fatta male da un punto di vista proprio ministeriale. La storia della filosofia al liceo è insegnata coi piedi, i programmi sono fatti male, i manuali sono scritti peggio, quindi sostanzialmente non c'è filosofia alle superiori, è un falso dire che esista. E io la percepivo come un'alternanza di Talete pensa che, Anassimene, Anassimandro dicono che, poi c'è Socrate, una specie di appunto di successioni di opinioni più o meno bislacche sulla natura del mondo, mentre invece poi ho capito che la filosofia era un metodo attraverso cui si era consapevoli di stare al mondo. Quindi da un lato c'era il diario di questo ragazzo di 28 anni che si era costruito la sua capanna, che in realtà è una grande metafora per dire che si era costruito il suo mondo, e dall'altra parte c'era un uomo che combatteva con la sua malattia psichiatrica, Pirsig, che in realtà era anche un filosofo che ha coniato una inutile metafisica, che poi non ha nessun tipo di fondamento filosoficamente, che si chiama la metafisica delle qualità, che partiva col figlio in motocicletta. C'è questa frase molto bella del libro: il Buddha, il divino, alberga nei petali di un fiore come negli ingranaggi di una moto, che in realtà significava che tutto ha bisogno di essere pensato. E a quel punto ho detto: perché cercare l'ordine nelle forze dell'ordine, quando in realtà l'ordine arriva dalle forze del disordine? Utilizzo un certo tipo di letteratura, soprattutto filosofica, ma non solo filosofica, prendendo la metafora del labirinto, cioè il mondo è come un labirinto in cui tu puoi capire che aveva senso non entrarci soltanto se ci sei entrato. La filosofia è questa grande cosa per cui sei tutt'uno col mondo, te ne distacchi, ne fai una teoria e poi nell'eventualità, se sei in grado, ci rientri. È tutto, diciamo, molto banale. Talmente banale che forse il libro, uno dei libri più venduti di tutti i tempi, è Siddhartha di Hermann Hesse, no? Parla esattamente di questa cosa qua, cioè della fusione col mondo, l'uscita dal mondo e il rientro nel mondo. Però il rientro nel mondo e lo stare nel mondo sono due cose completamente diverse. È vero sicuramente che Walden, come tanti altri libri di filosofia, parla di questa cosa qui, cioè parla di un ragazzo, Thoreau era figlio di un imprenditore di matite e a 28 anni lascia la possibilità di fare il figlio di papà, lui era laureato anche ad Harvard, ci sono tante leggende su Thoreau, si dice che gli hanno dato la laurea ad Harvard, in quel momento le lauree le davano sulla pelle di pecora, e lui prese la laurea, la tirò in faccia al rettore e disse che ogni capra tenga stretta la sua pelle, e uscì. Vero o non vero, sono aneddoti interessanti. Sono quegli aneddoti tra il falso e il vero, come Leonardo che liberava gli uccelli dal mercato, che fosse già vegetariano in un'epoca in cui sostanzialmente era impossibile esserlo, che però condiscono un pochettino le biografie degli autori. E se ne va a costruirsi una piccola capanna in un posto che non era così lontano dalla città, perché in realtà Walden, la Concorde, è un tiro di schioppo. Cioè, una lunga camminata a piedi si può fare tranquillamente. Tant'è vero che oggi è stato distrutto il lago di Walden dal turismo seguito dagli appassionati del libro. Cioè, adesso è forse uno dei posti più inquinati del cosiddetto New England, paradossalmente. E va a osservare la natura stando in questa capanna da cui guarda le cose da fuori, però ciò che guarda in realtà è la bellezza di chi è in grado di starne all'interno, quindi descrive gli uccelli, le nuvole, le pietre, i laghi, la bellezza dell'orto, e quello che lui sta dicendo è che quelle cose semplicemente sono. Lui invece, per essere come loro, deve descriverle. Allora lì c'è un grande limite e inizia una letteratura che è quella che l'uomo in realtà sia la specie più involuta che esista, cioè non sia in grado di stare nel mondo. Il contrario esatto di quello che ci hanno detto i filosofi. Io ho questa tesi, che da vecchio probabilmente cambierò, che la filosofia la possono fare solo i giovani. Io
i vecchi possono fare storia della filosofia, che non c'è nulla di male, è molto più difficile fare storia della filosofia che filosofia, perché i giovani sono intrinsecamente portati a pensare che le cose si possano cambiare davvero, poi dopo semplicemente uno perde le speranze e le accetta, così già adesso io che ho superato i 30 ho molta meno speranza di quando avevo superato i 20, per esempio, sulla possibilità di cambiare le cose. E questa idea del cambiamento è un'idea che va di pari passo con la filosofia, cioè la filosofia è quella cosa che guarda lo stato del mondo, ma non lo studia intrinsecamente. Intrinsecamente soltanto nella sua natura, o come dicono i filosofi, nella sua metafisica, ma cerca anche di vederne il potenziale di cambiamento. La grande differenza tra la fisica e la filosofia è che una indaga la struttura delle cose, l'altra indaga la possibilità alternativa della struttura delle cose. Di fatto poi non c'è nessuna vera differenza. Tant'è vero che il libro di metafisica di Aristotele, che lui non chiama metafisica come si sa, ma viene chiamata metafisica dal signore che deve classificare le opere di Aristotele, poi non sa dove mettere certa roba, la mette dopo la fisica, e quindi da lì viene metafisica, cioè dopo quello che segue alla fisica. Sono le opere in cui Aristotele comincia a pensare alla possibilità, alla contingenza, all'impossibilità, cioè tutti gli stati alternativi del reale rispetto a quelli necessari. E l'idea è che la realtà non sia soltanto ciò che c'è, ma anche ciò che poteva esserci, che potrebbe esserci, che non potrebbe mai esserci, eccetera, eccetera. Questa cosa qui ha a che fare con la possibilità intrinseca che il mondo diventi un oggetto di studio e che quindi il soggetto faccia questa cosa così, si stacchi dall'interno. Questo però, per me, è un processo che si deve poi risolvere nella rifusione con la natura delle cose. Questa cosa Walden lo spiega bene, cioè lui per staccarsi dal mondo che fa? Ci entra. Io ho scritto questo piccolo libro che poi è il canovaccio di tutto quello che farò, fatto dopo la sua uscita, che si chiama Fragile Umanità, e in questo libro descrivo la parola postumano non come un aggettivo, come normalmente è stata utilizzata dalla filosofia, Donna Haraway, Rosie Braidotti, eccetera, eccetera. Penso che semplicemente abbiano preso una cantonata queste persone, perché l'hanno utilizzato come si utilizza l'espressione postmoderno, cioè come un'aggettivazione di qualcosa, ma in realtà utilizzo l'espressione postumano, mettendoci contemporaneo nel senso che è già qui e ora, come un sostantivo, cioè come l'idea che descriva una specie diversa da quella di Homo sapiens. Come nella biologia evoluzionistica è possibile rintracciare specie che muoiono, ma che nel momento in cui muoiono speciano, cioè una parte, diciamo così, degli individui, degli esemplari di una specie resiste al cambiamento, per esempio, della nicchia ecologica, al sovraffollamento e via dicendo, e comincia a cambiare certe caratteristiche per adattarsi al nuovo ambiente. Allo stesso modo, noi abbiamo preso una cantonata nel momento in cui descriviamo la crisi ambientale, l'ecologia dell'urgenza di cui stiamo parlando adesso, come la fine della nostra specie. In realtà, sì, è la fine della nostra specie, ma l'inizio di un'altra specie di ominidi, come ci sono sempre stati. Homo sapiens è l'ultimo di decine e decine di homo che si sono alternati. E noi siamo qui veramente da pochissimo, quindi, cioè, non c'è nulla di strano e metaforicamente funziona. Poi, chiaramente, i filosofi non parlano di teorie biologiche, ma di metafore possibili a cui al limite la scienza si può attaccare se lo ritiene interessante. Ma una parte di Homo sapiens non ha nessun bisogno delle cose che Homo sapiens deve perdere per poter continuare a sopravvivere, qualora voglia continuare a farlo. Quattro cose essenzialmente: il sovraffollamento, che faranno sì che la nicchia ecologica, ammesso che esista qualcosa come una nicchia ecologica di Homo sapiens, la città, boh, cederà nel momento in cui il sovraffollamento sarà eccessivo, quindi non ci sarà la possibilità di vivere dentro questo ambiente ai numeri che dovremmo raggiungere di qui ai prossimi 50 anni, cioè dovremmo arrivare a essere circa 10 miliardi di persone. L'altra cosa da cui è messo duramente a repentaglio è il cosiddetto innalzamento dei mari. L'innalzamento dei mari deriva dal cosiddetto surriscaldamento globale, che sono ovviamente una conseguenza diretta di come noi ci siamo comportati negli ultimi 200 anni, e questa cosa qui ha a che fare col tipo di risorse che noi vogliamo andare a sfruttare. La terza cosa a cui chiaramente è difficile sopravvivere è le risorse alimentari nel momento in cui l'umanità sfiorerà il tetto di 10 miliardi. Questa
probabilmente la produzione di cibo dovrà aumentare, soprattutto la produzione di cibo animale, quindi diciamo così, allevamenti intensivi, via dicendo, sono i grandi emissari proprio, più che emissori, della CO2, ce la portano in giro per il mondo e quindi la soglia critica che noi in teoria dovremmo non superare ma abbassare verrà oltrepassata di netto. E la quarta cosa, diciamo che forse la più importante, ha a che fare con il concetto di migrazione, cioè le migrazioni saranno talmente devastanti di qui ai prossimi 50 anni che geopoliticamente il nostro mondo andrà completamente ridisegnato. La mia idea è che queste cose faranno sicuramente soccombere Homo sapiens, ma c'è una fetta enorme in realtà di individui all'interno della nostra specie che ha già rivisitato le proprie usanze alimentari, le proprie usanze naturali, la propria capacità di convivere con la diversità, ridisegnando i cosiddetti predicati di specie. E come ci insegna Darwin, le specie si possono individuare non soltanto per possesso di genoma, ma anche per diversità alimentare, per diversità di comportamento, per diversità sessuale, per poligamia invece che per monogamia. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che vengono date all'interno della teoria dell'evoluzione, e che questa specie sia la cosiddetta specie postumana contemporanea, che sarà in grado perfettamente di sopravvivere in un mondo che crolla, perché non avrà bisogno di mangiare quello che Homo sapiens deve mangiare, non avrà bisogno di vivere negli spazi in cui Homo sapiens ritiene sia possibile vivere. Che la fine della nostra specie non significa la fine del mondo, così come abbiamo sempre pensato, ma significa la fine di un tipo di mondo, ne seguono molteplici. Questo chiaramente per un filosofo che non è uno scienziato, è innanzitutto uno strumentario metaforico di lavoro. Cioè, esistono infiniti modi di stare al mondo e sicuramente quello maggioritario non è quello giusto. Ma probabilmente sarà un animale, niente più che un animale. Cioè, vivrà come vivono tutti gli altri animali in un ambiente. Non sarà una specie culturale, probabilmente, nel senso in cui noi intendiamo la cultura in questo momento. È l'idea che alla fine del processo è come nella vita umana: i giovani e i vecchi si somigliano moltissimo. Così è una specie, inizia cercando di uscire dalla caverna, finisce rientrando nella caverna. Il problema è che noi abbiamo sempre pensato che c'è più verità in un attico all'ultimo piano di un grattacielo di Manhattan che nelle specie indigene dell'Amazzonia che in questo momento Bolsonaro sta sterminando. Non c'è nulla di più grave. Noi siamo in qualche modo all'interno di un processo evolutivo e siamo in mezzo a una strada ancora. Non capisco come abbiamo potuto scambiare il fatto di aver bisogno di un accendino per fare il fuoco come una forma di evoluzione superiore a chi non ha nessun bisogno di un accendino. È evidente che se tu hai un bisogno sei inferiore rispetto a uno che non lo ha. Homo sapiens è inferiore, cioè è una cosa proprio, segue dalla definizione che noi ne diamo, è la specie più involuta del pianeta. Più che all'antropocene, che è un concetto che io capisco fino a un certo punto, come dice Donna Haraway in alcuni dei suoi libri, l'antropocene è un concetto un po' arrogante perché significa far coincidere il destino dell'umanità col destino del pianeta. Al limite uno potrebbe utilizzare capitalocene, eccetera, cioè ci sono dei termini migliori sicuramente di antropocene, ma invece il mio termine è antropocentrismo. Cioè, è poco interessante, secondo me, individuare un'epoca geologica. Il problema è individuare un'epoca culturale, che si può far partire sicuramente con le società stanziali, l'inizio del capitalismo. Ci sono le letture animaliste di Marx, molto belle, diciamo così, negli Animal Studies, che dicono che capitale derivi da caput, da capo di bestiame, cioè da quando proprio l'animale è stato stanziato per consumare i suoli, per fare gli allevamenti e via dicendo. C'è chi dice che il capitalocene inizia a metà dell'Ottocento, so, con le Union Stockyard di Chicago, la grande produzione degli allevamenti intensivi. Però il punto è questo: di tutto ciò che ci ha dato risorsa, noi dobbiamo capire che ci ha dato anche problema. Adorno e Horkheimer, quando parlano di illuminismo, parlano di dialettica dell'illuminismo, no? Cioè il fatto che l'illuminismo ci ha portato a un certo tipo di sviluppo e di sfruttamento anche molto moralmente problematico, ma noi possiamo criticarlo grazie al fatto che l'illuminismo ci ha dato gli strumenti intellettuali per criticarlo. Questo significa fare una dialettica. Oggi credo che noi dovremmo fare una dialettica dell'antropocentrismo. L'antropocentrismo è ciò che
che ci ha fatto uscire dalla caverna, ci ha dato la luce, ci ha dato la medicina, ci ha dato la modernità nelle sue varie forme, però anche ciò che ci ha dato la guerra, ci ha dato i conflitti, ci ha dato la distruzione dell'Oriente, che per esempio nelle sue vaste sacche culturali non era antropocentrico, l'induismo non è antropocentrico, lo è in un modo diciamo molto particolare, non lo è il buddismo per esempio, che addirittura è un ateismo molto sofisticato, quindi la cosa meno antropocentrica che esista, non lo è lo shintoismo, dove addirittura, cioè la, diciamo, la cultura giapponese, dove addirittura gli oggetti sono dotati di un'anima, no? Quindi pensiamo a che forma di non antropocentrismo complessissima ci sia dietro. Noi invece siamo andati a devastare. Quali sono le caratteristiche? Per un filosofo è facile individuarle, cioè è l'idea che ciò che noi vediamo e ciò che esiste siano la stessa identica cosa, cioè un overlap, un collasso della dimensione cognitiva con la dimensione metafisica. Ciò che vediamo è ciò che esiste, ciò che noi possiamo sapere del mondo è ciò che il mondo può esprimere. Il modo con cui noi vediamo i colori significano colori, il modo con cui noi sentiamo i gusti significano i gusti, cioè noi non capiamo che siamo una piccola porzione di interpretazione del reale in un universo gigantesco dove le cose che noi vediamo semplicemente non esistono. Il rosso non esiste, il giallo non esiste, non esistono le geometrie come le percepiamo noi. C'è quel famoso libro di Abbott, l'abate, no? Fatlandia, cioè in cui c'è il puntino che vive nella dimensione dei puntini e poi arriva nella dimensione delle linee e dice oddio ci sono le linee, poi va nei quadrati, poi va nelle forme, nei cerchi, sale e si rende conto che in realtà il mondo è fatto di mille piani. E una volta che tu hai capito che ci sono mille piani, nel tuo devi stare in punta di piedi, non c'è niente di importante. Cioè, di fatto il mio è un progetto molto poco fashion da un punto di vista culturale, infatti non ha lo stesso successo che hanno progetti analoghi al mio, dove l'antropocentrismo è contestato soltanto per continuare a fare cose. Io penso che non dovremmo fare proprio più niente, siamo una specie devastante che va devastata. Sempre in quel libretto lì, Fragile Umanità, l'antispecismo è una delle parti del sistema con cui si va a decostruire l'antropocentrismo. Nel momento in cui accettiamo che l'antropocentrismo vada decostruito con la speranza che dopo segua una migliore capacità di stare al mondo, ad essere umani, perché in realtà l'antropocentrismo può anche essere fatto a pezzi dalla prospettiva di Friedrich Nietzsche e successivi, in cui lo porti alle sue estreme conseguenze col superomismo. Non c'è nessuno spazio per l'etica animale, ma neanche per l'etica umana, però, cioè, a quel punto, diciamo, vince l'animalità nel senso di volontà di potenza. Nietzsche fa questo esempio bellissimo dell'uccello rapace e dice: l'uccello rapace colpisce l'agnello perché non può fare altro che esprimere la sua volontà di potenza al massimo della sua forma e uccidere l'agnello. Non c'è né morale né immoralità, è al di là del bene e del male. Così deve essere l'uomo, dice lui, deve essere volontà di potenza pura. Tant'è vero che Nietzsche, quando deve prendere in giro delle categorie di persone, se la prende con i vegetariani. Lo fa almeno un paio di volte in modo esplicito nella Gaia Scienza. Ci sono i cosiddetti aforismi contro i vegetariani. Dice: vegetariani sono coloro che portano all'estrema potenza il paradosso dell'ascetismo, che è quello con cui si chiude la genealogia della morale. E dice: sono coloro che per farti vedere che possono vivere senza fare una cosa devono esercitare volontà di potenza due volte, cioè si devono obbligare a non fare le cose, quindi in realtà sono degli imbecilli. Nietzsche lo dice proprio così, lo cito. Se noi prendiamo quella cosa lì, bene, però a quel punto nessuno se la vuole prendere davvero, perché significa vivere come lupo tra i lupi. Invece l'altra uscita all'antropocentrismo è un'uscita, diciamo così, un po' raffinata, talmente raffinata da essere ancora più antropocentrica, volendo, che è quella che scelgo io, che è l'idea che l'essere umano possa cercare di stare tra gli altri esseri viventi senza devastarli ove non sia necessario. La vita è fatta per uccidere altre vite. Nel momento in cui abbiamo iniziato questa intervista, il mio corpo avrà fatto fuori migliaia di organismi viventi, che vanno da quelli che mi sono respirato a quelli che vivono sulle mie ciglia. Se tu mi guardassi con un microscopio invece che con una telecamera, vedresti una quantità di forme di vita enormi su di me. Per cui l'animalismo di facciata o l'animalismo borghese è una delle più grandi stronzate che siano state teorizzate, credo, dal genere umano. Mentre invece l'antispecismo concettuale, che è l'idea che essere di un'altra specie non implichi essere anche migliori da un punto di vista morale, è una cosa molto raffinata e importante da comprendere. Cioè, nel momento in cui noi ci teniamo
a stare all'interno di un luogo come il mondo in cui pensiamo che abbia senso agire con responsabilità, cioè noi non agiamo e basta, come dice Nietzsche, non siamo fasci di volontà di potenza, ma siamo coloro che indirizzano la loro gestualità, allora anche gli animali e tutti gli altri organismi viventi devono essere tenuti nella considerazione delle nostre azioni. Io non penso che bisogna rispettare gli animali, anzi, sono stato costretto a dirlo perché nel frattempo è cambiato il mondo, perché la carne inquini o faccia male alla salute, a me non me ne frega un tubo di tutto ciò, cioè soprattutto della mia salute, se devo essere sincero. Gli animali vanno rispettati perché sono individui che possono soffrire, e tutti coloro che fanno soffrire gli altri senza necessità e con la consapevolezza di farli soffrire non meritano di essere chiamati esseri viventi. Per questo io non credo che gli umani siano una specie sviluppata, cioè noi passiamo la maggior parte delle nostre vite uccidendo centinaia di miliardi di animali umani, non umani e via dicendo. Più o meno si dice che gli animali che noi contiamo nel sistema industriale che uccidiamo sono 50 miliardi l'anno. Sono molti di più, significa, perché chi è che va in Indonesia a contare quanti pesci fanno fuori, no? Quindi questi sono comunque numeri che hanno a che fare col sistema industriale che noi non siamo in grado di conteggiare, il che significa che noi ci potremmo far fuori in circa 27 minuti probabilmente se ci sterminassimo allo stesso ritmo. Perché? Cioè non è che non c'è... Tom Regan, che era il grande teorico dell'antispecismo dopo Peter Singer, una volta disse questa frase: disse, non è il vegetariano che si deve giustificare. Che ti devo dire? Cioè, perché non mangi animale? Come dire, perché non uccidi la nonna? Che cosa gli dici? Perché mi sa simpatica, perché la nonna è una brava persona, cioè che motivazione dovresti utilizzare? Cioè, è chi uccide che deve giustificare, spiegare perché. Perché uccidi gli animali per vivere se non è necessario? Perché sono buoni, perché c'è il made in Italy, perché è fashion, o perché sei un coglione. E questa secondo me è una delle tesi più lapalissiane del... Ci sono poche cose certe in filosofia, pochissime. Una è una cosa molto complicata che ha a che fare con le credenze vere e giustificate, e non è il nostro campo in questo momento. L'altra è l'antispecismo. Non ho mai visto un argomento contro l'antispecismo che funzioni. Spinoza, nel suo libro più potente, che si chiama L'etica dimostrata secondo un ordine geometrico, dice che noi non possiamo sapere che cos'è un corpo finché noi gli diamo la potenzialità di esprimersi. Quindi un corpo non è ciò che è, ma è ciò che può fare. È una definizione completamente diversa, perché una cosa è definire... Pensiamo anche ai contemporanei dibattiti sul gender, eccetera. Una cosa è definire un corpo per ciò che noi vediamo. Una cosa è invece pensare che un corpo è ciò che può esprimere. Noi essenzialmente agli altri animali, in realtà anche alle piante, abbiamo tolto la potenzialità espressiva dei loro corpi. Cioè noi non sappiamo per esempio cosa può fare un maiale, non lo sappiamo anche in un senso banale. Per esempio, se tu vai da un veterinario non sa che patologia un maiale sviluppa dopo 3 anni, perché non ci sono maiali che superano i 3 anni, perché negli allevamenti i maiali vengono ammazzati molto prima. Quindi se per esempio tu vai in dei posti eccezionali che sono i rifugi per animali, io ho scritto tanto sui cosiddetti santuari per animali, li ho visitati, ho partecipato alla costituzione di questa che si chiama Rete dei Santuari Antispecisti Italiani, eccetera, hanno maiali che superano i 3 anni e che non possono essere curati dai veterinari, perché i veterinari non sanno che cosa hanno davanti. Lo stesso vale per tantissime altre specie viventi, ovviamente. Cioè noi non le abbiamo dato la potenzialità espressiva, oppure spesso gliel'abbiamo tolta nei modi più incredibili, cioè per esempio comprimendoli con le nostre categorie. Pensa che genere di follia ci possa essere dietro la frase "al mio cane manca solo la parola", no? È come se uno dicesse "a Stefania manca solo scodinzolare". Uno dice "ma perché dovrebbe mancarle una cosa che non è sua?". Non è tanto intelligente, no? Però su questa mancanza di intelligenza noi poi ci abbiamo basato il sistema dei consumi, come mangiamo, come ci vestiamo, come ci comportiamo. Nessuno è coerente. So, dentro casa mia ci saranno tanti di quegli oggetti basati sullo sfruttamento animale che io manco ne riesco a capire, perché poi gli animali stanno nella carta dei apparati, nei pneumatici delle gomme, spesso la gente compra le scarpe vegane, ma in realtà la colla di pesce non deve essere dichiarata per legge nel vestiario, quindi in realtà poi le giunture, per esempio, delle Dr. Martens sono fatte con la colla di pesce.
non esiste. Io in un libro che si chiama Vegan dico che i vegani non esistono, infatti, perché non può esistere il veganesimo in un sistema industriale. Però esistono coloro che cercano di... c'è quella famosa frase che guidava il 68 di Valéry: siate realisti, esigiate l'impossibile, no? Quelle roba lì, ecco, sono quelli che cercano di livellare un pochettino il mondo reale al mondo concettuale. Quello che noi dobbiamo fare immediatamente è smetterla di togliere potenzialità ai corpi viventi quando non è necessario. C'è gente che porta i bambini al circo, allo zoo, ancora, credo ci siano degli esseri. Credo che a Torino abbia recentemente riaperto lo zoo, per esempio, cioè un abominio, non c'è come altro definirlo, cioè dietro tutto ciò c'è un abominio. Un grandissimo teorico dell'arte, che poi in realtà io a un certo punto ho preso di occuparmi di queste cose, si chiama John Berger o John Berger, chi lo sa, proprio perché una volta ho sentito la sua intervista, qui c'è John Berger, quindi penso di essere titolato a chiamarlo John Berger. Dice in un libro sul guardare, il primo capitolo è perché guardiamo gli animali, e dice che l'unico posto dove noi non possiamo vedere gli animali è lo zoo. Tu dici, ma come? Perché lui dice, nello zoo tu non vedi gli animali, ma vedi l'immagine degli animali. Ma un animale che non può essere animale, cioè che non può esprimere potenza, ancora una volta con Spinoza, non è un animale. È esattamente come pensare di fare l'amore andando a mignotte, scusate il francesismo, cioè nel momento in cui le potenze sono controllate non sono potenze, quindi non stai facendo l'amore, non stai guardando l'animale. Se tu obblighi, la potenza è finita. E questo è quello che noi dovremmo fare immediatamente, cioè impedire alle potenze di non esprimersi quando queste potenze non sono immorali. Una cosa è impedire alla potenza di esprimersi quando ti devi difendere. Non c'è nulla di male ad ammazzare un animale, così non ci sarebbe nulla di male ad ammazzare un uomo qualora stesse mettendo a rischio la mia vita. E questo è però appunto un argomento filosofico scivolosissimo. Ma nella vita quotidiana che motivo c'è di uccidere qualcuno per stare al mondo? Non ce n'è nessuno. E qual è la prima potenzialità che noi dovremmo restituire alla vita? La potenzialità della vita. C'è una grande correlazione tra malattie psichiatriche, suicidi e gente che ha lavorato in posti in cui la compassione è impossibile. Come fai a provare compassione ad essere un gerarca dell'SS o uno che per mestiere deve controllare il sesso dei pulcini, se sono maschi tritarli direttamente, sapete, c'è il tritatore dei pulcini automatico perché non servono a niente, mentre se sono femminucce le mandi di là perché poi saranno galline o vaglione. Cioè è chiaro che devi completamente allenarti alla tua pratica. Non vanno colpevolizzati i mostri, perché in realtà il mostro è ovunque, cioè non sono mostri quelli che lavorano lì, è mostro il sistema entro il quale anche noi operiamo. Ma la compassione non deve essere pietismo, non deve essere impossibilità di vivere. Come ho detto, cioè se uno capisce qualcosa della vita, la vita esiste per distruggere altre vite. Nel momento in cui noi prendiamo forma, il nostro corpo sopravvive contro anticorpi, batteri, la vita è morte di altre vite. Questo si comprende nel momento in cui uno capisce che la vita è una cosa sola, la morte dell'individuo non esiste, come non esiste la vita dell'individuo. Esiste un unico e mezzo grande corpo che ogni tanto prende forma, però il corpo generale dell'esistenza dell'universo, io non conto nulla, solo che una cosa è lasciare, come dire, che pezzi di corpo muoiano per i fatti propri, una cosa è fare quello che facciamo noi, cioè andare a devastare pezzi di corpo uno per uno. La compassione la intenderei come la si potrebbe intendere per esempio in certe porzioni del buddismo, cioè come quella cosa che ti spinge ad essere distaccato dalle cose, non attaccato. Cioè se tu provi compassione non sei più attaccato in modo viscerale né alle vite né agli oggetti che sono attorno a te, ma il tuo distacco è anche la loro salvezza. La filosofia, per come è costruita, è un modo di riflettere sul mondo attraverso l'uso e i limiti del linguaggio. Sbatte sui suoi limiti e tipicamente sono state individuate delle conseguenze di questo suo sbattere, no? Agostino, la spiritualità, la religione, via dicendo, Wittgenstein, chi lo sa, il mistico, l'arte è comunque una forma molto laica di parlare di religione, in realtà. L'arte, a mio avviso, è la religione dei laici. È quella cosa che ti dà immediatamente un rapporto con l'aldilà, perché la materia o la presenza dell'artista in realtà richiama un mondo che sta da un'altra parte, di cui non abbiamo nessun tipo di prova della sua esistenza, esattamente come una croce ti chiama verso l'aldilà, così un'opera, un taglio, un oggetto, un suono ti parlano di una trascendenza rispetto a quello che stai osservando, vedendo, odorando in questo momento. E l'arte è un altro tipo di linguaggio che non ha bisogno del linguaggio, cioè un altro tipo di
modo di dire le cose senza doverle dire. Per me l'arte inizia con la proposizione 7 del Tractatus di Wittgenstein. Tutto ciò che non c'è dato sapere si deve tacere. Wittgenstein non dice che non dobbiamo occuparcene, dice che noi dobbiamo tacere. Dove taci, cominci a fare dell'altro. Pennelli, disegni, odori, strisci, insomma, te la vedi un po' tu poi sulla base di che cosa significhi tacere. Questa per me è l'idea che fa sì che la filosofia è l'inverso dell'arte, l'arte è l'inverso della filosofia, ma insieme compongono un unico grande schema emotivo ed espressivo. E se io devo parlare di una specie che supera i limiti del linguaggio di Homo sapiens, o che mira a un al di là espressivo rispetto a quello di cui noi abbiamo sempre parlato, l'arte non può che essere l'alleata principale e primaria di questo genere di cose, dove però l'arte deve essere intesa, non c'è niente di peggio dei discorsi che i filosofi fanno sull'arte, quelli che si chiamano ontologia dell'arte, che cosa è l'arte, come se uno potesse dare una risposta alla domanda che cosa è l'arte. Allora uno dice l'arte è. Che sono i Walla, i Walton, gli Arthur Danto. L'artista non si chiede che cos'è l'arte, e non è un caso. L'artista è un gesto, un sistema di gesti che mira come una freccia, la freccia di Aristotele. Aristotele dice: la freccia non si chiede perché cade verso il basso, è nella sua causa finale cadere verso il basso. No, non si parlava ancora di gravità, ma Aristotele di quello stava parlando. La gravità che cos'è? La causa finale, cioè tu non è che sai perché stai coi piedi per terra, sei coi piedi per terra. L'artista non è che sa perché prende la matita, il pennello, buca una tela o urla, cioè è la sua causa finale, no? Un artista vero. Poi ci sono una serie di replicanti dell'arte oggi che fanno finta di essere artisti, così come tutti gli altri campi. La filosofia è utile all'arte nel momento in cui non la definisce, ma nel momento in cui la prosegue, cioè dove il filosofo si ferma, perché il filosofo è essenzialmente un limitato. E infatti il curatore, nel migliore dei modi possibili, dovrebbe essere colui che è in grado di portare la filosofia verso l'arte, no? Non quello che organizza i vernissaggi, i salatini, le patatine, nei white cube. Quelli lì sono delle stupidaggini. L'architettura è importante perché è il correlato, come dire, spaziale della filosofia. La filosofia si occupa di capire cos'è una forma di vita. L'architettura di capire cos'è lo spazio della vita. Non c'è forma di vita senza spazio per la vita. Io prendo sempre l'esempio di Wittgenstein perché Wittgenstein è la prova di questa giuntura di queste tre cose. Era un ingegnere non laureato che in realtà ha costruito la casa per la sorella, è stato un grande appassionato di architettura, soprattutto di Adolf Loos. È stato un filosofo in tutti i sensi, perché ha fatto della filosofia la sua forma di vita, il suo linguaggio espressivo, le sue scelte. Ma tutto il lavoro di Wittgenstein lo si può comprendere soltanto se lo si consegna alla dimensione artistica. Che cosa può significare mettere all'interno di sette proposizioni una cosa che si occupa della funzione di verità, una cosa che si occupa del senso della vita che si coglie allo scomparire di esso? È un gesto artistico in tutti i sensi. Queste tre cose messe insieme per me possono comporre l'affresco di una nuova forma di vita, però non la filosofia come disciplina, non l'arte come sistema dell'arte, non l'architettura come metodologia del progetto, cose del genere, ma la forma di vita, lo spazio per la vita è il silenzio. Questa per me è la cosa che è importante. Infatti gli artisti per esempio non dovrebbero parlare. Sento artista che parla, mi annoio. Forse quando hai intervistato Lea Vergine ti dici gli artisti sono noiosissimi, no? Gli artisti sono noiosi, non sanno niente. Perché non sanno? Perché lo fanno. Lo fanno. I filosofi non sanno fare nulla, ma sanno perché gli altri fanno. Per questo bisogna stare insieme. Ma l'artista postumano, secondo me, è uno che semplicemente vive, non fa nient'altro. Cioè, diciamo, l'arte può esistere soltanto in un sistema umano, non esisterebbe più in un sistema postumano. I cani non fanno arte, così non fanno arte i delfini, ma sono arte, appunto. E il cane è arte, non fa arte. L'uomo deve fare le cose perché non è quelle stesse cose. Postumano, semmai avverrà, semmai esisterà, sarà esso stesso arte, quindi non ci sarà più bisogno di fare arte o di fare filosofia. L'identikit di un artista postumano. Io penso che ciò di cui noi sappiamo non è così rilevante. Secondo me è pieno zeppo di artisti, questo mondo, postumani.
proprio per questo noi non ne sappiamo il nome. Tutto ciò che viene dai giovani va protetto. Dopodiché non va condiviso criticamente, però protetto sì. Vanno protetti allo stesso modo i quindicenni che vanno in discoteca senza casco e poi si fanno le canne e Greta. E hanno lo stesso valore. Nel senso che tutti sono spinti da un desiderio, che è il desiderio di sovvertire il mondo degli adulti, di cambiarlo profondamente. E quando Greta dice mi avete rubato i soldi, no? Sta dicendo che avrebbe voluto vivere come il ragazzino che va sul motorino senza casco in discoteca, che non si chiede se gli hanno rubato i soldi, è il suo motorino. Io sono di Catania, andavo in discoteca in motorino senza casco a 15 anni per farmi le canne, non è che mi chiedevo se era giusto farlo, ero quella roba lì. Nel momento in cui Greta fa questa cosa, non è giovane, non è più giovane, è stata costretta a invecchiare prima del tempo, cioè a ricordare agli altri che cosa è giusto e che cosa non è giusto. Questo non è il compito dei giovani. I giovani devono solo esistere, non si devono chiedere perché esistono. Essere giovani significa essere il mondo, non essere nel mondo. Greta e tutto il movimento di ragazzi che le va dappresso vanno visti con maggiore tristezza e vanno aiutati, non tanto per la questione che ci stanno ricordando, perché poi a parte Greta e altri 10-15 ragazzi, chi è che può capire davvero cos'è la crisi climatica tra i ragazzi che vanno per la strada, no? Però la cosa che invece va vista è che a questi ragazzi li stiamo costringendo a non essere più giovani. Hanno ereditato delle paure, delle fobie, dei dolori che sono quelli della fine del mondo, che li hanno fatti uscire prima del tempo alla gioventù. Ed è questo secondo me il vero senso di questo movimento. Cioè, una cosa erano, come dire, i sessantottini che però avevano già 20, 22, 23 anni che si lamentavano per la crisi sociale e quindi per qualcosa che riguardava l'impossibilità di diventare adulti. Una cosa sono i ragazzi di 15-16 anni che non si stanno lamentando per il clima, ma per l'impossibilità di essere giovani. C'è solo un momento nella vita che vale la pena di vivere, che è la gioventù. Questo lo sanno tutti. Quando si è adulti ci si ricorda di quando si è giovani, la creatività viene da quando si è stati giovani. Questo l'ho detto tutto, ha detto Proust, l'ha detto Céline, l'ha detto... Cioè, tranne quelli che non lo sono mai stati, che infatti hanno fatto delle filosofie tristi. Kant, per esempio. La tristezza di Kant deriva dal fatto che non è mai stato giovane, per esempio. Infatti fa una filosofia sistemica, dura. Cioè, ma tutti tornano a quel momento lì. Ma pensiamo a Federico Fellini. Fellini ha fatto i film sui cazzi suoi di quando era ragazzo, che non ha fatto altro. Questi ragazzi, non potendo essere giovani, non saranno neanche adulti, non saranno niente. Anche se il mondo dovesse sopravvivere, loro non gli sopravviveranno, perché non si ricorderanno, cioè Greta non si ricorderà degli elementi che compongono la cosmogonia della vita umana. Cos'è un uomo senza nostalgia? A 16 anni lei c'ha nostalgia, ma di cosa? Di ciò che non potrà avere. Siamo fottuti completamente a quel punto. A me Greta mi fa pensare sempre a questa frase che io adoro di Carmelo Bene, con cui si apre "Sono apparso alla Madonna". Si ha nostalgia soltanto delle cose che non ebbero mai cominciamento, dice lui. E che mi fa pensare a questa cosa qui, cioè questa è gente che ha nostalgia di cose che non ha vissuto. Se tu non vai verso la gioventù verrà verso di te. Un ragazzino che gioca ai videogiochi o si fa guardare mentre gioca ai videogiochi ha 8 milioni di follower su Instagram. I miei libri, se Dio vuole, li comprano 10.000 persone in Italia. Cioè il mio potere, il potere di un ragazzino, sono, dal punto di vista comunicativo, sono... è una battaglia completamente persa. Uno si potrebbe trincerare e dire vabbè, le cose serie, le cose fighe, le cose importanti, le cose sono cose per pochi. Poi appunto uno gioca ai videogiochi e sono 8 milioni di persone. Tabucchi una volta disse questa frase bellissima, disse: uno scrive libri e non ti caga nessuno, mandi a fanculo Vattimo e te vengono a cercare tutti. Che era una bellissima frase, che significa appunto: uno scrive libri e non va niente. Poi, non lo so, vai dalla D'Urso a urlare e vengono tutti quanti a cercarti. Non bisogna fare questo errore, cioè bisogna capire che, esattamente come nella ricerca del tempo perduto, sai, termina con quell'immagine bellissima proustiana, che i giovani sono dei giganti e i vecchi sono dei nani. Qual è la genialità di... qual è una delle infinite genialità di Proust? È considerare importante non il tempo che hai dietro,
ma è il tempo che hai davanti. Quindi rispetto al tempo che hai davanti, se sei vecchio, sei un nano. Se sei giovane, sei un gigante. Allora, se noi capiamo che essere nani sulle spalle dei giganti significa essere giganti sulle spalle dei nani, è fatta la situazione. Cioè, il mondo va dato, va messo in mano a quel genere di strumentazione là. Non è che Greta abbia parlato da adolescente. Greta è adolescente. Qui ancora una volta è tutta la mia filosofia, che è una filosofia inutile perché voglio dire, non ho fatto niente nella vita, però se ha un senso è passare dal verbo avere al verbo essere. In tutte le questioni, non ha senso fare antispecismo o fare ecologia o fare postumano o fare arte, che sono le cose di cui mi sono occupato in questi anni. Le cose hanno senso nel momento in cui sei quelle cose lì. E basta. E questa cosa qui è lì che sta la grande rivoluzione, nel capire che esistono infiniti modi di stare al mondo, infiniti linguaggi. Il mondo degli adulti è soprattutto il mondo dell'unico punto di vista. Non c'è niente di più grave. Kafka diceva sdraiatevi a terra tra gli altri animali e capirete cosa sono gli animali, no? Cioè passate da quella che lui chiama l'angoscia della posizione eretta alla posizione orizzontale. E... cioè per esempio a me la cosa che adesso mi attira di più del diventare papà, e al di là del fatto che già di per sé credo sia una buona cosa, è capire se sarò in grado davvero di comunicare con questo individuo e non di ghettizzarlo sulle mie posizioni. Il problema è al limite non capire che cosa sta ragazza ci sta dicendo, cioè ci sta dicendo che siamo irrilevanti. L'essere umano riesce a uscire dall'umanità soltanto quando è davvero umano, cioè quando non è nient'altro che la sua forma di vita animale. Quando è sovrastruttura non riesce a uscirne, ma quando noi siamo i nostri bisogni, i nostri corpi, la necessità di scaldare il corpo della persona che amiamo, la necessità di prenderci i nostri tempi, i nostri spazi, di sentire il nostro corpo, eccetera, cominciamo a capire che cosa significhi uscire dall'umanità. Cioè noi non capiamo che cos'è un cane su un divano nel momento in cui noi lo giudichiamo e diciamo, ah io che vorrei essere lui, io tutti i giorni devo andare al lavoro alle 9 di mattina, che palle, mentre lui sta sempre qui sul divano, allora lì non ce la facciamo a giudicarlo. Nel momento in cui finiamo col vorrei essere, ma anche noi semplicemente ci inseriamo in un flusso, io mi sono scoperto animale nel momento in cui mi sono lasciato andare nell'essere umano. Il gatto non sa di essere gatto, ma è gatto. Cioè, se tu riesci a essere umano senza sapere di essere umano in quel momento, forse ti sei avvicinato a che cosa vuol dire essere animale. Però è forse la questione più complicata di cui si possa parlare. Cioè, tutte le altre questioni seguono da questa. Tutte. Da che cosa significa essere ciò che sei? Io non lo so, onestamente. Nel migliore dei mondi possibili dovrebbe esserci un'unica grande immensa città, no? Che attraversa tutto il mondo. Un po' di tempo fa Stefano Boeri aveva scritto questo libro che si chiamava L'anticittà, in cui difendeva l'idea che tutta l'Europa dovesse diventare un'unica grande città. E Agamben, per esempio, prima di lui, riprende un'idea di Hannah Arendt, che è quella dei confini traforati, dei trafori tra le città che riuscivano a bucare i confini di Stato. Io, diciamo, mi immaginerei una Pangea della città, cioè un grande planisfero della città in cui la città nasce per proteggerti da ciò che c'è fuori, anche etimologicamente, no? La urbe è quella cosa lì. E quindi genera conflitto, genera confine. Se tu hai un'unica grande città, non ci sono confini, che sarebbe la cosa più bella del mondo, non ci sono altri abitanti da cui difenderti, non ci sono migliore e peggiore. Non mi piacciono i confini, non mi sono mai piaciuti, onestamente. Non abbiate fretta di diventare grandi perché i grandi hanno solo fretta di ritornare bambini. Tu insegni teoria del progetto Sì, e poi e alla NABA ontologia. insegno fenomenologia delle arti visive contemporanee e studi curatoriali. Non puoi capire quanto invidio i 15 anni. Per me i 15 anni sono tipo lo spazio più bello perché mi sembra che sia l'esistenza filosofica per eccellenza. Hai tutto davanti, non hai ancora niente dietro, ma sei già potenzialità autonoma, no? Sono mosche bianche i filosofi che pensano che la filosofia abbia a che fare con la vita o con i comportamenti. Filosofi. All'università si trovano i professori di filosofia, non i filosofi, come diceva Thoreau. Magicamente noi siamo diversi dagli animali, ma quando hanno dovuto scoprire i neuroni specchio eravamo come gli animali. Quando invece li dobbiamo abbattere dopo, gli esperimenti non
siamo come loro, siamo superiori a loro. Anche l'impresa moderna della scienza contemporanea è un'impresa di deficienti. Cioè la maggior parte delle cose che noi stiamo cercando di scoprire o sono ovvie, o sono inutili, o sono immorali. Cioè, come direbbe, se lì stiamo parlando ai vermi. Quindi se proprio dobbiamo parlare poi di stronzate, sono ferrati. Non mi occupa. Ferratissimo. Questa la puoi mettere, puoi pubblicare. Io in questo mondo ho visto veramente di tutti i colori. Forse il mondo peggiore che ho visto dal punto di vista dell'articolazione dei rapporti sociali è il mondo dell'arte. Lì ho visto veramente le cose peggiori. Però è così. Sì. Capito? È così. Chissà chi conosceva Stefania per aver intervistato Lea Vergine. Saffo diceva: non c'è niente di peggio che difenderti da una cosa che non hai mai fatto. Perché intanto te la è andata, no? Secondo me una delle possibilità di salvezza è esercitare gentilezza a caso, soprattutto in un mondo come quello dell'arte. Tu giustamente dici che questa intervista deve arrivare ovunque. Non è per nulla né tempo né il momento di dire certe cose. Siamo in una arretratezza culturale, secondo me in questo momento devastante, anche morale devastante, la nostra politica. Questa è tosta, capisco che non è facile. Non è molto di moda, no, effettivamente. No. Le nostre usanze, ma anche il mondo della cultura ancora insegue delle cose che non hanno né capo né coda. Cioè uno o si adatta o se ne va, come ha fatto Thoreau, però poi torna dopo 2 anni, quindi tanto vale restare.